Ciao, come state? Avete iniziato le vostre vacanze estive? Spero di sì, spero stiate bene. Beati voi, cioè io ho mio fratello che tipo è in vacanza, non lo sopporto più, arriva a casa e praticamente vive sul divano, cioè non lo sopporto già più. Oggi volevo fare questo video in cui risponderò ancora un po' di domande, perché l'altra volta non ho risposto a un sacco di domande, ma che io adoro, perché ho letto un sacco di domande che mi piacevano un sacco, quindi cominciamo subito. Prima domanda, c'è stato un periodo in cui non volevi più andare a scuola? Ovviamente sì, io ho avuto due periodi in cui non volevo più andare a scuola. Primo periodo, la prima media, in cui io praticamente ero ancora sfigatissima, quindi ero davvero, cioè, sfigata, mi vestivo male, non mi facevo i capelli, così, e non mi trovavo a mio agio, mi sentivo un po' presa in giro, quindi non volevo più andare a scuola lì. Poi dopo lì ho ripreso, quindi terza media, vai, spaccavo tutto, invece poi inizio a fare amici, così. Prima e seconda superiore, vai. Arrivata in quinta superiore, ancora non volevo più andare a scuola. Ho avuto un altro periodo, no, e praticamente è durato, calcolate più o meno da metà quinta superiore fino alla fine, un periodo del cavolo, in cui davvero non ne potevo più del liceo scientifico, non ne potevo più di andare a scuola. Tutte le mattine praticamente quasi avevo un mal di pancia ad andare a scuola. Per fortuna che c'erano le mie due tipo migliori amiche di scuola, che mi hanno tirato un po' su, poi le gite, poi pensavo vai, tra poco finisce, non ne posso più di questa scuola di M. E quindi ho avuto praticamente sì, due periodi no nella mia vita. Poi l'altra domanda è: hai tatuaggi? Allora, io non ho tatuaggi, non ho neanche un tatuaggio, perché io amavo i piercing, però mia madre mi ha sempre detto: se ti fai un piercing ti butto fuori di casa, e quindi mi ha talmente terrorizzato che vabbè, avevo l'orecchino al naso e avevo un piercing qui, quindi vabbè, l'unico che ho tenuto ho questo all'orecchio qui in alto, che praticamente secondo me non vale neanche come piercing, però ho questi, mentre non ho neanche un tatuaggio. Effettivamente mi fa un po' strano, perché quando vado in giro, tipo vado o con i miei amici così in spiaggia, hanno praticamente tutti i tatuaggi, non so voi, ma cioè non esiste quasi più nessuno senza tatuaggi, o comunque chi non ce l'ha se lo vuole fare, e io non ho neanche un tatuaggio, e quindi a volte dico però non è una cosa che mi ha mai incuriosito tantissimo, cioè sì, forse prima o poi lo voglio fare, ma giusto per provare la brezza di provare come sentire un tatuaggio, magari farne uno piccolino. Però no, non ne ho e non è una cosa che mi interessa più di tanto. Poi, hai mai pensato di chiudere il canale? Allora, questo assolutamente no, perché io amo questo canale, e mi è capitato in un periodo l'altro canale che ho da più tempo, e l'ho pensato perché c'è stato un po' di un periodo in cui avevo ricevuto varie critiche, oppure magari la gente che ti dice mi fastidisci, odio come parli, magari sai, ci sono quei giorni in cui mi dici ok, me ne frego, chi cavolo sei, ci sono i giorni in cui sei un po' giù, che ricevere tutte queste critiche, ad esempio la gente che se uno ti scrive odio come parli, mi fastidisci, cioè tu dici io sono così, perché cioè cosa c'è che non va in quello in come parlo? Quindi a volte avevo pensato che adesso chiudo il canale, non ne posso più. Però per il resto no, poi sono andata avanti, ho detto ok, io sono così, punto, se ti sto bene bene, se non ti sto bene io sono questa. E questo è un consiglio che do un po' anche a voi, quindi sbattetevene se c'è la gente che vi critica, oppure vi fa sempre notare le cose negative di voi, i vostri difetti, mandatele a fuck e andate avanti, perché voi siete voi e non dovete essere uguali a nessun altro. Poi, altra domanda, hai mai copiato? Ovvio che ho copiato, sì, cioè io copiavo. Allora, diciamo che non copiavo tantissimo, ma c'erano materie tipo la mia odiata matematica in cui cercavo sempre di copiare. Sì ragazzi, io ho copiato, lo ammetto. Ah no, anche in chimica mi faceva schifo e ho tentato di copiare anche in chimica. Sì, ecco, questo sì. Poi, farai un room tour? Oh yes, voglio fare tre video e saranno un room tour, un cosa c'è nel mio astuccio e uno cosa c'è sulla mia scrivania. Quindi questi sono tre video che ho in programma di fare. Poi, qual è la tua materia preferita? Allora, a me piace moltissimo, so che tipo praticamente tutti dicono beh, io amo filosofia, che è una materia un po' strana, ma a me piace tantissimo, perché tipo sei lì che ti pensi, ti intrippi con le cose, mi piace tantissimo. E poi vabbè, ovviamente diritto, perché se non mi piacesse diritto, cioè non avrei potuto fare tutto quello che ho fatto. Poi,
un'altra materia che mi avete... Oddio, sì, qual è il tuo voto più brutto? Quando l'ho letta mi è venuto subito un flash. Io praticamente non ho mai avuto debiti e non sono mai stata bocciata. Però una volta ho preso 2,5 in latino, ve lo giuro. Questo è stato il mio voto più brutto. Quando ho aperto la verifica non ci potevo, era una versione di latino, non ci potevo credere. Cioè, tipo, giravo il foglio, credevo magari almeno un 5,5. No, era un 2,5. Cioè, ragazzi, non ci potete credere. Comunque sì, ho preso un 2,5. Ma vi giuro, avevo praticamente fatto tutta la versione di latino. Adesso, chi fa latino lo sa. Ero, se non mi ricordo male, in quarta superiore. E avevo un prof che ci odiavamo a vicenda, perché lui non capiva me, io non capivo lui. E, boh, c'era un prof che veramente... Pensate che una volta è lì, uno degli episodi che mi ha fatto stare più male nella mia vita, mia madre è andata ai colloqui e questo prof gli ha detto: ma sua figlia cieo ci fa, cioè, ma brutto stronzo. Cioè, sì, lo so che non bisogna dire parolacce, però, cioè, comunque niente, ho preso 2,5, anche se avevo fatto tutta la versione, perché sì, il latino ti danno tipo dei testi da tradurre, quel dal latino all'italiano, e 2,5, cioè. Poi, un'altra domanda che mi avete fatto è, ma a proposito, voi qual è il voto più brutto che avete preso? Scrivetemelo qui sotto, così ci teniamo sulla vicenda. Poi, un'altra domanda è, farai qualche incontro? Allora, tanti di voi mi hanno chiesto se farò incontri, qualcuno mi ha chiesto a Napoli, qualcuno mi ha chiesto in Sicilia, ognuna di voi mi ha chiesto di fare un incontro dove vivete. Allora, farai qualche incontro? Per ora... non ho in programma di fare incontri, ma ne voglio fare assolutamente. Quello che vi posso dire è che io ho più vergogna di voi quando sono in giro, perché mi è capitato 2 settimane fa che una di voi mi ha fermata e io vedevo che, allora in realtà non io vedevo, ero con Matteo, il mio fidanzato, e lui mi ha detto mi sono accorta che ti guardavano un po', io non mi ero accorta, e a un certo punto mi ha fermato una di voi e mi ha detto: ma tu fai video su YouTube? Così io ero mega intimorita, avevo vergogna io, e sono stata lì a parlare, siamo state lì a parlare, eccetera eccetera, e alla fine mi fa: grazie che ti sei fermata a parlare con me, così, no? Gli ho detto: ma figurati. Poi gli ho fatto il bocca al lupo per la sua università, gli studi, eccetera eccetera, lei mi ha raccontato un po' della sua vita. Quindi, se mi vedete in giro, salutatemi, fermatevi, che sono super contenta di vedervi, salutarvi. Però, ecco, per ora non ho in programma incontri, però spero di farne prestissimo. Poi, un'altra domanda che mi avete fatto è... voglio dire un'altra cosa, ragazzi. In tantissimi di voi mi avete chiesto ancora di salutarvi. Io appena posso, anzi facciamo così, andiamo in diretta, aspettate. Vi saluto anche qualcuno di voi ora. Aspettate, Dio, ma comunque siete troppo bravi nelle prove invalsi. Allora, Mattia Canu mi ha chiesto: mi saluti, quindi ciao. Poi saluto Francesca Scaglione, ciao. Saluto anche Martina Giuliani, ciao bella. Poi saluto Sara De Vito, ciao Sara. Poi Caterina Di Chinno mi chiede se la saluto, ciao. Tra l'altro hai una fotina stupenda, bellissima. Comunque ragazzi, io leggo sempre tutti i vostri commenti, li adoro, mi fate... poi cioè, io adoro i vostri commenti perché siete sempre super gentili, mi raccontate le vostre cose, poi siete super simpatici e simpatiche, cioè mi scrivete tipo sempre la verità anche vostra, tipo le vostre sfighe o i vostri terrori per le verifiche, quindi top. Saluto Lili012, ciao belle, mi scrive: sei fantastica, ma sei troppo gentili voi. Tra l'altro hai la foto di... è un cricetino questo, oddio, se hai la foto di un cricetino dimmelo, perché è come la mia Cleopatra, che ero io, avevo un criceto che si chiama Cleopatra, sì. Poi saluto Jimmy Verdora, spero si dica così. Poi Francesca Caccia, ciao. E poi, raga, sto morendo di caldo, perdonatemi se anche oggi non ce la faccio a salutarvi tutti. Jasmine Sal. Poi Elisa Pistillo, un sorriso fra te. Poi Aurora Passarello. Poi saluto Gabri, che è mio fratello, che mi manda sempre quel paese, perché tipo anche lui legge i commenti e io entro in casa e lui mi dice: mi saluti? Allora saluto anche Gabri, ciao Gabri. Poi un'altra domanda è: che diario
vai, farai un video sul tuo diario segreto? Allora, io praticamente alle superiori ho sempre avuto la Asmemo, perché io ero una super fan della Asmemo e, oddio, aspettate un attimo che se, perché aspettate che se la trovo ve ne faccio vedere una, aspettate, perché ho messo tutti i miei diari qua sotto, one moment. Trovati, cioè vi faccio vedere, tipo questo era uno dei miei diari e tipo, vabbè, Fabri ti amo, boh, non mi ricordo neanche chi era. E aspettate che non so di che anno era questo, di superiore, non mi ricordo se era terza superiore, boh, o forse prima, non mi ricordo, no, mi sa questo era terza perché era piccolo in prima, mi sa che era questo di prima, e questa è un'altra Asmemo, cioè tipo altissima, non so se vedete, e avevo messo qui le borchie perché, come vi dicevo prima, io amo i piercing e tipo amo i piercing qua, e anche qui ci sono tipo tutte le foto di piercing. Comunque c'è, se vi interessa un video, il mio diario medie o superiori, scrivetemelo qui sotto che tipo ci guardiamo insieme i diari e moriremo da ridere perché non voglio sapere che cazzate scrivevo. Poi in questo periodo qua, tipo dalla prima alla terza superiore, ero un po' fuori, cioè ero combinato di ogni, quindi potremmo leggere i miei diari insieme dove scrivevo di tutto. Fatemi sapere se vi interessa. Quindi sì, avevo dei diari, ma poi cioè io scrivo di tutto, non so se vi posso vedere, cioè spero che non si riesca a leggere perché non so cosa c'è scritto. Comunque ci scrivevo di tutto e sì, c'è un botto di roba. Comunque sì, mi piaceva un sacco avere i diari, scrivevo un po', tipo, un po' di tutto, mettevo dediche, raccontavo quello che avevo fatto, però diciamo che non ho mai avuto un diario proprio segreto, come si può dire, proprio vero e proprio diario segreto fuori dalla scuola, ma il mio diario segreto era tutto qui, cioè quindi era tutto diario e tutto qui dentro. Comunque questo è un po' tutto per oggi, ok? Forse ho fatto un video troppo lungo. Spero voi siete bene, vi siete mangiati ghiaccioli, siete al mare, in piscina, vi state divertendo. E grazie mille per aver visto questo video, chi va, ci vediamo al prossimo video, ciao!